Ciao bambini, eccoci qua. Ieri non abbiamo fatto niente perché, boh, non mi ricordo. Oggi è San Giuseppe, tanti auguri ai vostri papà di tutto cuore. Oggi cosa facciamo? Facciamo un piccolo ripassino sulla libertà dell'uomo che cerca Dio. Vi ricordate che abbiamo la nostra disegnino, qua, lo riduciamo, questa piramide che ci dice che è la libertà dell'uomo cerca Dio. Vi ricordate che avevamo visto che la prima grande differenza tra gli uomini e gli animali è proprio questa, cioè che tra l'ultimo animale e il primo degli uomini c'è un salto incredibile, un balzo gigante, perché l'uomo seppellisce i suoi cari, e quindi questa è una cosa molto importante. Tutti gli uomini sentono l'importanza di fare questo. E per noi è una cosa centrale, lo è sempre stato, questo segna proprio la differenza, e poi l'uomo disegna. Ricordate che abbiamo visto poi questa immagine, un'altra immagine fondamentale, che esprime questo uomo che cerca in tutti i modi di rispondere a tutte le domande che gli vengono, cioè l'uomo ha bisogno di rispondere a tutti i suoi perché. Quindi abbiamo visto il cielo esploratore, l'uomo ricerca, non sta mai tranquillo. Il basso, i due filosofi con l'intelligenza si riescano, cercano di rispondere alle grandi domande. Abbiamo visto, vi ricordate, che non ci sono solo domande scientifiche, quelle fisiche, ma ci sono anche delle domande che sono sopra la fisica, sopra la scienza, che si chiamano metafisiche. Se voi ricordate, ripassate nel libro, le ritrovate tutte queste cose. Ad esempio, come funziona l'universo, come è nato l'universo. Rispondere in coro, io non posso sentirvi, allungo l'orecchio, speriamo di sentirvi. Vediamo un po', facciamo una domandina. Chi è che ha inventato la teoria del Big Bang? Pronti? Non ho sentito, più forte. George Edward Lemaître. Ed era un prete, e lui come scienziato ha scoperto che la teoria per spiegare l'origine dell'universo era quella del Big Bang, e il Big Bang era una presa in giro. Però lui, come sacerdote, sapeva benissimo che il perché c'era l'universo era l'amore di Dio. È stato l'amore di Dio che ci ha regalato l'universo. Vi ricordate poi un'altra? Abbiamo visto che non c'è solo la libertà dell'uomo che cerca, quindi tutti gli uomini hanno sempre cercato di rispondere a queste grandi domande scientifiche e quelle sopra la scienza. E hanno cercato di rispondere con la scienza, con la filosofia, con la poesia, con l'arte, col canto, con il teatro. Tutte queste cose esprimono il grande cuore dell'uomo che con la sua libertà cerca di rispondere a tutte le domande. C'è solo la libertà degli uomini? Non ho sentito. C'è solo la libertà degli uomini? No! No, c'è anche la libertà di chi? La libertà di Dio, che disegniamo con una L maiuscola. Ma questa è la prossima puntata. Un bacio, vi do una benedizione per intercessione di San Giuseppe, patrono della Chiesa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao.